Salve a tutti, con questo piccolo video intendo spiegare come utilizzare il kit PC DSA 2015 portabile. Questo è il 2014, ma la versione che sto spiegando è aggiornata all'oggi, cioè a marzo 2015. Il kit PC DSA è un CD che può essere scaricato a questo indirizzo e contiene numerose cartelle. Queste cartelle contengono gli applicativi, i software e le risorse utili alla compensazione del disturbo specifico dell'apprendimento con le nuove tecnologie. Ogni cartella o è un software o sono delle spiegazioni che servono a spiegare i software. La spiegazione del software è sempre sotto forma di video, quindi queste sono le istruzioni, ad esempio, e questo è il video che lo correda. Per esempio, questa cartella per fare le video lezioni, Cam Studio, e questo è il video che lo correda. Quindi ogni cartella è un applicativo e insieme all'applicativo c'è anche il video che lo correda come spiegazione. Gli applicativi principali sono fare le mappe, leggere il testo digitale con Leggi per me, esercitarsi con la tastiera, avere un lettore PDF che permette di modificare il testo letto in digitale, VLC per vedere i video e poterli fermare, Audacity per fare registrazioni audio, Office gratuito con preditore di parole e correttore per produrre testi, e c'è un ambiente per la discalculia con degli esercizi di rinforzo, il programma Firefox per andare in internet e poter scaricare delle clip e delle video lezioni, e delle istruzioni su come avere delle voci per allestire Leggi per me. Quello che è interessante di questo kit, per questo che si chiama portabile, è questa cartella crea la tua USB. Questa cartella al suo interno ha 6 cartelle. Ogni cartella è un programma che permette di essere attivato senza installazione nel computer. Quindi basta avere una chiavetta USB, copiare, come sto facendo adesso, copia e incolla dentro l'USB. Poi la chiavetta USB sarà il luogo da dove partiranno i programmi di cui ho bisogno. E quindi GeoGebra, Leggi per me, catturatore di immagini, Poster Razor, un LibreOffice portabile e un CMap portabile. Come si fa a far partire il programma? È semplicissimo, perché ogni cartella, come in questo caso, ecco, io clicco qui e parte LibreOffice Calc, clicco qui e parte il Writer e qua Impress. Bisogna cliccare sempre sul file esecutivo, in questo caso eccolo qua, Exe. Se si clicca quello sbagliato, ovviamente non partirà. Questo è l'esecutivo di CMap, eccetera. Nella presentazione all'interno del kit c'è tutto spiegato e questa è una pagina della presentazione che spiega come funzionano i programmi. Per esempio, Leggi per me, che è quello portabile, che ha già le voci incluse, non c'è bisogno di installarle. Al suo interno ha sia il lettore PDF che il lettore vocale, che è un programmino per fare le mappe. Quindi non mi dilungo più, si tratta solo di sperimentare questo kit. E a tutti quelli che lo scaricheranno e potranno utilizzarlo, vi auguro buona presentazione. Francesco Fusillo per le guide dei software freeware per Windows, buona visione.